detto Mariano, ma mi sembra è un mito, è uno dei miei miti, una delle colonne sonore della mia vita. Mi viene subito a pensare al Clan Celentano, ma che combinavi nel Clan Celentano? Nel Clan Celentano facevo, dunque, non sapevo fare l'idraulico, non sapevo fare l'elettricista. Ho dovuto fare il musicista. Mi sembra che sia stata una scelta ottima. Meglio che ho fatto la musica che non mettere le mani negli impianti elettrici, perché facevo un macello. Facevate guai poi. Guaio. Allora, io ho molte curiosità da domandare, no? Prego. Perché come la vedo io? La vedo che quando sentivo la sua musica avevo 18 anni, suonavo la batteria e quindi noi ci si immaginava questo clan dove giravano le persone, ma chissà che faranno, cosa faranno. Come avveniva il lavoro nel Clan di Celentano? Quanto tempo dura questa intervista? Dura un paio di minuti, ma lei stringe. Stringo, eravamo simpaticamente matti. Come mi immaginavo? Sì, è difficile da raccontare, facevamo delle cose che viste da oggi erano cose di giovani scapestrati, però ci divertivamo tanto. La canzone a cui è più affezionato? No, la canzone a cui è più affezionato non c'è. La prossima, quella che scriverà? Sì, no, ma nemmeno quella, perché non so, tutte quelle che faccio mi piacciono tanto, le sento volentieri alcune, altre non mi piacciono, ma in qualche maniera mi piacciono lo stesso. Sa, tutti i figli sono belli a mamma sua, come si dice, no? Io sono tutti figli, dai, quelli per me sono veramente brani che ascolto sempre, di qualsiasi tipo, mi piacciono sempre. Una curiosità. Sei una curiosità. C'è una curiosità. Gianni Cocaina. Gianni Cocaina. Il batterista. Sì. No, ma Gianni Cocaina, guardate, Gianni Cocaina è il nome vero, è Gianni Dall'Aglio. Dall'Aglio, sì, ecco, lo sapevo. Quando l'ho conosciuto io, era un ragazzo di 16 anni che suonava in una maniera talmente moderna in quel il rock and roll, che lo sapeva bene, che sembrava sovraccitato. Si dice che il padre avesse una drogheria, ma non è vero una cosa del genere, è che a quell'epoca non si sapeva cosa volesse dire la cocaina. È vero, sono d'accordo soltanto, con lei. Si vedeva soltanto i lati positivi all'esterno e non si sapeva tutta la zona negativa che si portava dentro. Però era un grande batterista. Un grandissimo batterista, lo è ancora oggi. Lo è ancora uno oggi, dei migliori batteristi che sono in cosa situazione. Cosa fa? Studio, nel senso delle canzoni? Prego. Lavora in studio per le incisioni? Non sempre, perché erano loro a volte impegnati nelle serate, andavano in giro così, e quindi quando c'era lui i dischi venivano bene, e quando non c'era lui i dischi venivano tutti i dischi venivano bene. Comunque era anche un personaggio. Sì, cioè era anche un personaggio. Perché? Ma ti sei innamorato di Gianni Dall'Aglio? No. Ma essendo batterista mi piaceva, io l'ho visto suonare due o tre volte. Ah, non l'avevo intuita perché tu sei batterista. Sì, ero batterista. Lui era allora, molto bravo. Gianni Dall'Aglio è un grandissimo batterista, giuro. È vero. Sì. Bene, la ringrazio, detto Mariano, sì. E le auguro una buona serata. Altrettanto, grazie, è stato un piacere. Arrivederci.